Siamo in compagnia di Andrea Giuricin, Transport Economist, Università Bicocca, Istituto Bruno Leoni e CEO di TRA Consulting. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Intanto le chiedo come bisogna interpretare i numeri, ci tenevo naturalmente a ribadire nuovamente per i nostri telespettatori che sono paragonati questi meno 67% al 2019, che naturalmente erano temi pre-pandemia e effettivamente la situazione sui viaggi era completamente diversa. Come bisogna interpretare, ecco, il boom dei cargo con rispetto naturalmente ai passeggeri che sono tuttora meno 67%? Innanzitutto bisogna ricordare che il trasporto aereo passeggeri, siamo ancora in una fase difficilissima, sappiamo che di fatto i mercati sono spesso bloccati, abbiamo le quarantene, abbiamo l'impossibilità di raggiungere determinate destinazioni e quindi è abbastanza logico che la caduta del traffico rispetto al 2019 sia ancora molto importante. I dati italiani sono sicuramente molto simili a questi dell'IATA, abbiamo visto i dati, i report di Assaeroporti di pochi giorni fa. Riportare dati molto pesanti per il settore, quindi è ben chiaro che la ripresa del trasporto aereo, per quanto riguarda il lato passeggeri, perlomeno non sarà facile, sarà abbastanza lunga e dovremo capire come verrà, diciamo, sviluppato tutto il tema delle vaccinazioni. Per quanto riguarda il cargo, possiamo dire, come ben sappiamo, il cargo ha subito una prima crisi, diciamo, i primi mesi della pandemia, parliamo di marzo, aprile, maggio dello scorso anno, molto interessante. Ricordiamo che per quanto riguarda il trasporto aereo cargo, una buona parte di questo trasporto aereo viaggia, diciamo, nella pancia degli aerei passeggeri, essendo mancati i passeggeri, quindi i voli passeggeri, sono mancati anche particolarmente dell'offerta per quanto riguardava il cargo stesso. Quindi, di fatto, nei primi mesi della pandemia abbiamo avuto una forte caduta, solo in parte, diciamo, compensata da quelli che vengono chiamati fully cargo, quindi aerei e compagnie aeree dedicate solo a quello. Però nel lungo periodo abbiamo visto che il cargo, che ad alto valore aggiunto per quanto riguarda il trasporto aereo, si è ben ripreso. Il commercio piano piano sta riprendendo a livello globale, le merci continuano a viaggiare per fortuna, nonostante la pandemia, e quindi beni anche ad alto valore aggiunto continuano ad arrivare al cliente finale che vuole sempre delle spedizioni sempre più, diciamo, vicine, ravvicinate in termini di date, e quindi il trasporto aereo funziona estremamente bene da questo punto di vista, perché è il mezzo sicuramente più veloce da un punto di vista di consegne. E quindi capiamo bene che il trasporto aereo cargo, sebbene ha avuto un primo periodo di forte difficoltà nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020, ora, come abbiamo potuto ben vedere, ormai si è ripreso e molto probabilmente nei prossimi mesi continuerà questa continua crescita. E questo chiaramente ha un'influenza su tutti quegli operatori specializzati, e anche in parte l'abbiamo visto sulle compagnie tradizionali che hanno alcune volte anche riconvertito degli aerei passeggeri in aerei cargo. Ecco, questo è un punto importante, poi tra l'altro ci tenevo a ribadire che in passato, quando non c'era naturalmente la pandemia, il cargo era solo una piccolissima percentuale per quanto concerne i ricavi appunto dei trasporti. Intanto le volevo chiedere un'altra considerazione, abbiamo visto il Recovery Fund di Mario Draghi e il suo team, abbiamo visto i numeri più volte, abbiamo commentato, analizzato tutto, però le volevo chiedere, secondo lei è stato affrontato il comparto dei trasporti in maniera dignitosa? Il settore dei trasporti sicuramente è estremamente importante, trasporti e infrastrutture lo abbiamo visto. Ci sono temi importanti come la spinta verso la concorrenza nel trasporto pubblico locale, che sicuramente è necessario per quanto riguarda l'Italia, investimenti nel trasporto ferroviario. Quello che manca è indubbiamente, ed è ben chiaro, invece è il settore aereo. Il settore aereo praticamente non sembra esserci, cioè non c'è praticamente nel Recovery Fund. Di fatto questo è un problema perché il settore aereo è un settore estremamente importante, pensiamo a tutti gli aeroporti, allo sviluppo che c'è tutto intorno agli aeroporti, e quindi da questo punto di vista, a mio parere, il Recovery Fund poteva andare in direzione diversa. Questo però non significa che nei prossimi mesi, nei prossimi anni non si possa ri ritornare ad investire e a puntare su un settore così importante come quello del settore aereo. Quindi il Recovery Fund indubbiamente ha una forte importanza, vede una forte importanza del settore dei trasporti e infrastrutture, manca però tutta la parte del trasporto aereo.
Ecco, invece le volevo chiedere un parere anche sul Green Pass che si sta accelerando su questa questione a partire dal 15 maggio. Naturalmente i turisti sono benvenuti di nuovo in Italia, però ci sono alcuni punti da considerare, e cioè si accettano turisti che hanno superato il Covid però da non più di 6 mesi, poi dovrebbero avere per forza almeno 2 vaccinazioni. Insomma, ci sono dei punti piuttosto importanti da considerare. Poi naturalmente sarà tolta anche la quarantena in caso di test di tampone negativo Covid-19, che è già un punto piuttosto importante. Questo potrebbe migliorare la situazione dell'intero comparto dei servizi, ma anche dei trasporti, o non basta a suo avviso? Perché bisogna dire che, per esempio, la Spagna è molto più avanti a livello di viaggi già a questo punto, in quanto ha tolto completamente le quarantene in presenza di tampone negativo. Indubbiamente quello che è mancato poi in questo anno abbondante di pandemia è stato proprio il coordinamento a livello europeo. Finalmente andare verso, diciamo, un maggiore coordinamento, come può essere il Digital Green Pass, della Commissione europea, aiuta ad andare almeno nella stessa direzione un po' tutti gli stati insieme. Speriamo sia abbastanza, anche se chiaramente sappiamo bene che tutto dipende quanto sarà veloce, quante saranno veloci le vaccinazioni nei prossimi mesi. Sappiamo che grandi quantità di vaccini devono arrivare appunto in questo trimestre e nel terzo trimestre dell'anno, e si spera che entro agosto la popolazione europea raggiunga di fatto le vaccinazioni, raggiungano quell'immunità di gregge, è importante per quanto riguarda la popolazione europea. Solo così noi potremmo ripartire, perlomeno per quanto riguarda in maniera molto certa, del trasporto, nel trasporto aereo e nel turismo, che come ricordavate anche prima è estremamente importante anche per il nostro paese. Ed è solo così che però potremo finalmente ritornare verso una certa normalità. Indubbiamente il fatto di includere persone che hanno già avuto il Covid, persone che sono vaccinate con doppia dose e il fatto di poter fare dei tamponi aiuta a mettere, diciamo, una certa regolazione simile in tutti i paesi d'Europa, bisognerà capire le quarantene e via dicendo, però il vero punto di inflessione sarà nei prossimi mesi quando tutta la popolazione o gran parte della popolazione sarà finalmente vaccinata. Questo chiaramente ha un forte impatto sia per tutte quelle aziende nel settore del turismo e quelle del trasporto aereo. Ricordiamoci che ancora ad oggi molti traffici sono di fatto bloccati. Pensiamo a Stati Uniti ed Europa, che sicuramente era il traffico principale per quanto riguarda il livello intercontinentale, per quanto riguardava l'Europa e gli Stati Uniti. In questo momento sappiamo bene che è quasi inesistente questo traffico. Ed è quindi molto importante riuscire poi a coordinarsi non più solo a livello europeo, ma proprio anche a livello globale o perlomeno con i principali partner economici. Ecco, invece si nota tra l'altro negli Stati Uniti, nonostante l'ottima campagna vaccinale, una riluttanza, da parte dei giovani per quanto riguarda la vaccinazione. Quindi è la prima volta che l'offerta supera la domanda, e questo è incredibile, in quanto i vaccini erano in forte ricerca almeno. Per quanto riguarda la campagna vaccinale europea, lei vede, come dire, la luce in fondo al tunnel o meno? Perché c'è stato un miglioramento, e questo senza dubbi. Insomma, i target di mezzo milione di vaccinazioni al giorno per quanto riguarda l'Italia alla fine è stato raggiunto. Indubbiamente il numero di dosi acquistate, se andiamo a vedere da un punto di vista di approvvigionamento, il gran numero di dosi deve arrivare proprio nel mese di maggio e poi da giugno-luglio e poi anche agosto. Quindi diciamo i prossimi 3 mesi, considerando maggio, sono sicuramente mesi chiave dove si potrebbe raggiungere questa immunità di gregge e questo chiaramente potrebbe fare la gran differenza. A parte il tema di approvvigionamento, c'è poi il tema di somministrazioni. Il tema proprio anche di logistico per quanto riguarda queste dosi, che sembra in questo modo, in questo momento sembra essere abbastanza risolto. Se andiamo a vedere l'Italia, abbiamo superato nei giorni scorsi le 500.000 vaccinazioni, ma c'è sicuramente il target ripetuto dal generale Figliuolo di raggiungere anche il milione di vaccinazioni. In Spagna, che è uno stato con meno abitanti dell'Italia, con circa 48 milioni di abitanti contro 47 milioni, contro i 60 dell'Italia, avevano già raggiunto i 500.000 vaccinazioni al giorno, e in Germania addirittura si erano raggiunte 1 milione di vaccinazioni al giorno. Quindi sembrerebbe che almeno da un punto di vista di somministrazioni vi sia la capacità, oltre alla capacità anche di approvvigionamento. Quindi io sono relativamente ottimista per il prossimo trimestre e spero che per il mese di agosto si torni a una quasi normalità per quanto riguarda il settore dei trasporti e del turismo, grazie proprio al fatto delle vaccinazioni.
Ecco, avrei voluto parlare anche di un altro punto estremamente importante, ovvero Alitalia, perché ci sono tantissimi italiani che lavorano per Alitalia, che hanno avuto gli stipendi in forte ritardo, non lo so tra l'altro se li hanno avuti, che è anche altrettanto un punto importante. Ci sono state tantissime speculazioni, intanto il futuro di Alitalia nelle mani del Premier Draghi, secondo quanto ricostruisce oggi il Corriere della Sera, due le bozze al momento sulla scrivania di Palazzo Chigi e proprio una di queste sarà inviata a Bruxelles per avviare le trattative finali e provare a far decollare la nuova azienda Italia Trasporto Aereo, la new co pubblica creata per rilanciare il vettore tricolore. Alcune considerazioni: innanzitutto abbiamo visto che con il 93,6% dei voli arrivati in orario, Alitalia si conferma anche in questi primi 4 mesi del 2021 la compagnia aerea più puntuale in Europa e la sesta nel mondo. Un'altra considerazione è che però ha perso Malpensa, che è un aeroporto estremamente importante dove avranno sempre più spazio compagnie low cost come potrebbero essere Ryanair, EasyJet, insomma tutte queste compagnie low cost che però si stanno prendendo una fetta sempre più importante del mercato. Innanzitutto parto con una domanda: quali sono gli scenari futuri a suo avviso per quanto concerne ITA? E poi andiamo a parlare anche della competitività di questa presunta nuova azienda. Indubbiamente non è ancora chiarissimo quale potrà essere il piano definitivo, diciamo, di ITA nei confronti poi da presentare alla Commissione europea. La Commissione europea in data 8 gennaio aveva messo dei punti molto importanti e molto, diciamo, precisi per quanto riguardava la continuità e la discontinuità dell'azienda rispetto alla vecchia Alitalia. Ricordiamo che la vecchia Alitalia era una compagnia che non stava in piedi perché perdeva circa 600 milioni di euro prima della pandemia. E di fatto quindi questa nuova ITA è una compagnia molto piccola che farà molta fatica a stare sul mercato da sola, quindi a mio parere non c'è spazio per ITA o per una ITA del genere per poter stare da sola sul mercato, ma una compagnia del genere potrà stare solo dentro qualche grande gruppo se mai riuscirà a ripartire. Oltretutto l'estate sta arrivando e quindi il ritardo che si sta accumulando è sicuramente importante e c'è un problema che gli altri vettori già stanno vendendo i biglietti, ITA li sta vendendo, ITA non li sta ancora vendendo perché li sta vendendo ancora la vecchia Alitalia. Quindi abbiamo un problema molto importante per quanto riguarda ITA, che ricordiamo probabilmente usufruirà di altri 3 miliardi di euro pubblici, che non sappiamo in quanto tempo potrebbero essere persi anche questi soldi, ma indubbiamente c'è un punto interrogativo molto importante in tutta questa trattativa. Ecco, invece le volevo chiedere per quanto riguarda la competitività di questa new co, se dovesse naturalmente partire e se dovesse andare tutto a buon fine, dipende anche tanto da Margaret Vestager, su questo non c'è alcun dubbio. Quanto competitiva può essere l'azienda vista la fetta di mercato che si stanno prendendo le compagnie low cost? Le compagnie low cost in generale, le altre compagnie già avevano una parte importantissima del mercato, sia nel 2019 che nel 2020, quindi sia pre-pandemia che durante la pandemia, ricordiamo all'Italia trasportava circa il 7,7% dei passeggeri internazionali, cioè dai per l'Italia, che è il mercato indubbiamente più importante, quindi all'Italia in realtà era un piccolo operatore, era il quinto operatore per quanto riguarda il mercato internazionale, quindi i passeggeri dai per l'Italia. E perché? Perché le low cost già avevano preso quote di mercato importanti e gli altri vettori pure si sono ormai ben stabiliti in Italia e sono riusciti a crescere, a far crescere il mercato e dare maggiore opportunità al consumatore italiano. Allora il vero punto, a mio parere, è che non dobbiamo focalizzarci solo su ITA, la competitività di ITA, che farà molta fatica a stare sul mercato, come dicevo prima, proprio perché è una compagnia troppo piccola per stare di fronte ai grandi gruppi che oggi esistono nel trasporto aereo europeo e globale. Ma il vero punto è come noi e come il governo può cercare di sostenere il settore del trasporto aereo che, come dicevamo proprio pochi minuti fa, è in fortissima, ancora in fortissima difficoltà per quanto riguarda il trasporto passeggeri. Quindi il vero tema è come noi riusciremo a far ripartire il trasporto aereo verso una normalità, tenendo in considerazione che i prossimi mesi saranno ancora estremamente complessi perché le vaccinazioni siamo ancora a quote di popolazione relativamente basse, pur essendo cautamente ottimisti sul fatto che verso luglio e agosto magari riusciremo finalmente ad avere quell'immunità di gregge importante, però è fatto sta che ITA rischia di rimanere diciamo fuori dal mercato proprio per le sue dimensioni molto piccole, per il fatto che ormai troppi soldi sono stati persi dall'Italia e di fatto ormai forse è davvero
troppo tardi per cercare di salvare ancora una volta con i soldi pubblici all'Italia. Ecco, ultimissima domanda, secondo le sue stime, quando si tornerà ad una specie di normalità per quanto riguarda i viaggi, i passeggeri, perché già tantissime aziende, anche CEO in diverse occasioni, stanno dicendo che sono proprio stanchi di questi incontri Zoom, di queste riunioni, meetings, Zoom meetings, quindi gli manca naturalmente il contatto ecco, con i colleghi, che ogni tanto fa anche bene. Lei per quanto prevede un ritorno alla normalità, salvo naturalmente che la campagna vaccinale va sempre meglio e non peggio? Allora, indubbiamente non è facile rispondere. Si può rispondere con quello che hanno detto diversi, diciamo, CEO di compagnie aeree che dicono che il 2024 ritornerà ai livelli del 2019. Si può anche rispondere dicendo che molto dipenderà dalla campagna vaccinale non solamente all'interno dell'Europa, ma anche a livello globale. Cioè, stiamo vedendo che indubbiamente paesi come Stati Uniti e Gran Bretagna sono più avanti rispetto all'Europa, ma tante altre aree, anche nell'Oriente, pensiamo al Giappone, pensiamo magari alla Thailandia o altri paesi, purtroppo hanno livelli inferiori di copertura vaccinale in questo momento e probabilmente non sarà facile raggiungere i livelli che raggiungeremo in Europa magari già verso luglio-agosto. Quindi per ritornare a una completa normalità, soprattutto sul volo intercontinentale, secondo me ci vorranno ancora tanti anni e teniamo conto che le compagnie aeree tradizionali, molti dei margini li facciamo proprio sui voli intercontinentali. Proprio per questo motivo è bene riuscire a ripartire almeno su alcuni corridoi dove ci sono tra paesi dove il livello di vaccinazione raggiunta è elevato, proprio per cercare di far ripartire in un certo modo, almeno su alcuni corridoi, il trasporto aereo intercontinentale che è così importante per i bilanci di tante compagnie. Grazie mille, Andrea Giurici, economista dei trasporti Università Bicocca, CEO TRA Consulting. Grazie per essere stato con noi e buon Grazie a voi. proseguimento.